Settimana di relativa tranquillità in casa Pescara. La sosta per le nazionali fa sì che il campionato torni tra una decina di giorni e allora Beppi Pillon ha programmato per i suoi calciatori una sfida in famiglia sabato mattina al Delfino Training Center. Una settimana questa che sarà utile per procedere al recupero di chi, come Vincenzo Fiorillo, ha saltato la gara di domenica scorsa per una contusione alla coscia o di chi, come Gaetano Monachello e Antonio Balzano, ha avuto qualche contrattempo. Sintomi influenzali per l'attaccante siciliano, affaticamento muscolare per il terzino pugliese. Nel frattempo si è già unito al gruppo l'ultimo arrivato, il terzo portiere Simone Farelli, il cui tesseramento ha subito un'accelerazione proprio dopo il forfè di Fiorillo, con conseguente debutto del giovane estremo albanese Elan Castrati, il quale ai nostri microfoni ha comunque confermato di aver avuto indicazioni dalla società di essere lui il vice Fiorillo designato. Castrati, che non sarà a disposizione di Pillon in questi giorni, poiché è convocato dall'Under 21 dell'Albania, così come non ci saranno il connazionale Ledian Meushai, convocato in nazionale maggiore, Cristian Capone e Filippo Melegoni, selezionati in Under 20 e impegnati domani sera in Polonia contro i Parieta polacchi nella prima giornata di Elite League di categoria. Al Delfino Training Center si lavorerà in un clima di grande armonia, a cui concorrono non solo i 4 punti messi in cascina nei primi 180 minuti di campionato, ma anche quella compattezza nell'ambiente che si sta man mano rafforzando dall'avvento di Beppi Pillon. Oltre a mettere in campo una squadra che non molla e che lotta fino all'ultimo, il più grande merito dell'allenatore di Preganziol è stato quello di azzerare le contestazioni e ricreare nell'ambiente un clima di grande positività, all'interno del quale tutti pensano al bene della squadra e antepongono il sostegno ai colori biancazzurri a qualsiasi tipo di contestazione verso la proprietà o questo o quel calciatore. Sta convincendo tutti Pillon con questo modo di comunicare schietto, diretto, senza fronzoli o giri di parole, per il grande coinvolgimento che fa trasparire intorno alle prestazioni e ai risultati del Delfino e perché anche all'interno della rosa ha fatto intendere che le decisioni su chi gioca e chi no saranno prese solo e soltanto sulla base del rendimento e della qualità e intensità degli allenamenti, per cui tutti possono avere una chance e nessuno finisce nel dimenticatoio. Concetto questo ribadito a chiare lettere anche domenica dopo la partita. È una gara fra di loro aperta, nel senso che quando facciamo gli allenamenti sanno che si conquista nel posto lavorando duro, perciò questo è molto molto importante per tutti e credo che sia questo che ci farà fare il salto di qualità. Se questa settimana sarà priva della giornata di campionato, comunque non mancherà una partitissima, quella che si gioca davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che da mezzogiorno di venerdì 7 settembre si riunirà a sezioni unite per esprimere una serie di verdetti che rischiano di rimodulare il campionato cadetto. In sostanza, l'organo presieduto dall'ex ministro Franco Frattini dovrà dire se è stato regolare il cambiamento del format della Serie B da 22 a 19 squadre e dovrà fare luce sui criteri attraverso cui individuare le eventuali squadre da ripescare. Alla finestra restano in trepidante attesa Catania, Novara, Provercelli, Ternana, Siena e Virtus Entella. Alla finestra anche la Lega di Serie B, che potrebbe trovarsi costretta a riformulare il calendario mantenendo acquisiti i risultati delle prime due giornate di campionato.